In questa puntata, respinta la proposta di risoluzione del pronto soccorso. Alloggi ERP, sì, unanime alla nuova legge. Il Vinsanto, a Montefollonico, la tradizione toscana. Teatro di Scandicci, 44.000 presenze. Mostra gli affreschi perduti del Pontormo. Il Consiglio regionale ha respinto una proposta di risoluzione in merito alla riorganizzazione del servizio di emergenza urgenza territoriale ospedaliero, firmata dai consiglieri Petrucci, Torselli e Fantozzi. I voti contrari sono stati 20, 10 favorevoli, un astenuto. La proposta di risoluzione, molto articolata, prevedeva una serie di correttivi e novità nell'ottica, ha detto Petrucci, di proporre soluzioni concrete. La proposta di risoluzione che ha fatto il gruppo di Fratelli d'Italia, devo dire la verità, che è una proposta estremamente articolata ed è una cosa positiva che un gruppo consiliare di opposizione porti anche delle proposte fattive. Noi come gruppo del PD gli abbiamo proposto di portarla in commissione perché ovviamente alcune delle cose che sono scritte sono di pertinenza nazionale, alcune riguardano non soltanto il Ministero della Sanità ma addirittura il Ministero dell'Istruzione e altre invece sono cose che già esistono, tipo i dipartimenti di emergenza e urgenza che già esistono e all'interno di questi già sono integrati i medici del centro che lavorano sul territorio e i medici che lavorano dentro il pronto soccorso. Un lavoro difficile, come dicevo, perché spesso sottoposto a burnout, sono quei posti dove la decisione deve essere istantanea e molto spesso da quella decisione può dipendere la vita o la morte di una persona. È chiaro che parlare di pronto soccorsi non è così semplice e secondo me non si può risolvere nell'arco di una discussione consiliare perché gli argomenti da affrontare sono tanti e ci sono anche tanti argomenti che sono interconnessi, cioè sicuramente la medicina del territorio, le case di comunità una volta che lavoreranno e quindi potranno svolgere una serie di servizi tipo le geografie, tante cose, potremmo diciamo evitare quello che si chiama boarding e overcrowding dei pronto soccorsi. Noi riteniamo che alcune cose possano essere migliorate immediatamente, pensiamo per esempio che si debba aumentare i posti letto nei pronto soccorsi perché un conto è se una persona una volta ogni tanto sta uno, due, tre giorni e mezzo in una barella in un corridoio e già non andrebbe bene, ma se tutti i giorni ci sono persone che stanno 24, 36, 48 ore barellate nei corridoi dei pronto soccorsi, senza acqua, senza cibo, perché non è previsto quel tipo di somministrazione per chi sta lì nel pronto soccorso, evidentemente bisogna cambiare la struttura, bisogna aumentare i posti letto nei pronto soccorsi. Noi pensiamo che si debbano aumentare gli ambulatori per codici bianchi nei pronto soccorsi, una percentuale importante di accessi ai pronto soccorso è per codici bianchi, comunque per situazioni di livello molto basso, di intensità bassa. Dobbiamo quindi differenziare la prestazione sanitaria per chi arriva in fin di vita e per chi arriva con un dito da steccare, che comunque ha bisogno di avere una prestazione sanitaria. Noi pensiamo che nella proposta di risoluzione che il Fratelli d'Italia ha presentato oggi in aula ci siano tante risposte all'emergenza della sanità toscana, all'emergenza appunto della crisi dei pronto soccorsi. È stata bocciata questa proposta di risoluzione dove noi avevamo inserito degli emendamenti di buon senso sostanzialmente. Le motivazioni della bocciatura sono risibili, sono politiche. Di fatto noi, per quanto mi riguarda, nel mio intervento ho voluto mettere all'attenzione dell'Aula l'attuale situazione critica in cui versa l'emergenza urgenza, sia l'emergenza urgenza ospedaliera, quindi il pronto soccorso, sia l'emergenza urgenza territoriale, cioè come la delibera 1425 e 1424, cioè quella sul 118 e sulla continuità assistenziale, siano per ora fallimentari. È ovvio che uno può richiamare il fatto che la medicina territoriale deve, con le case di comunità, gli ospedali di comunità, essere ancora implementata.
però se non si aumenta gli operatori, se non si cerca di fare da filtro, come un emendamento che abbiamo voluto fare noi, al pronto soccorso, che quindi fino a che non ci sia una medicina territoriale che fa da filtro, mettere un dipartimento ambulatoriale che intercetti i codici 4 e i codici 5, cioè quelli non urgenti e in urgenza diciamo codici bianchi, automaticamente avremo sempre una situazione drammatica, perché il collo di bottiglia del pronto soccorso è evidente. Questo determina un burnout sugli operatori, perché sono pochi, perché sono sotto pressione. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità, con 34 voti a favore, la modifica della legge regionale 77 del 1998, che determina i limiti massimi di costo degli interventi di edilizia residenziale pubblica, ERP. La normativa nazionale stabilisce che le regioni provvedano a definire i costi massimi ammissibili per gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata e ha recentemente disposto, tra l'altro, che le regioni provvedano all'aggiornamento anche infraannuale dei rispettivi prezzari dei lavori per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi dei materiali da costruzione e dei prodotti energetici. L'aumento del costo delle materie prime, e non soltanto, che è avvenuto in questi mesi, è sotto gli occhi di tutti. Questo immobilizzava di fatto tanti appalti pubblici anche in ambito di edilizia residenziale pubblica, e quindi era giusto che la Regione, anche la Regione Toscana, intervenisse cambiando le regole rigide che erano previste per legge appunto rispetto all'acquisto delle materie prime in ambito ERP. Quindi abbiamo in maniera convinta votato a favore di questo adeguamento normativo, che fa sì che anche in Regione Toscana si stia al passo coi tempi e si stia dentro un contesto attuale, che è un contesto, ahimè, da questo punto di vista completamente diverso rispetto a un anno e mezzo fa. I lavori di ristrutturazione delle case popolari si stavano bloccando, anzi si sono bloccati in tante parti, perché per gli ERP c'è un limite al costo che si può sostenere nelle ristrutturazioni, che è stabilito da un decreto ministeriale che la giunta regionale ogni anno riadotta. Questo limite di costo, a causa dell'inflazione, diventava ogni anno troppo basso, e quindi faceva sì che poi non si trovavano le ditte per fare i lavori, rallentando l'adeguamento di alloggi ERP. Noi sappiamo quanto sia importante la ristrutturazione dell'alloggio e quindi dare una risposta ai nostri cittadini. Con questa legge diciamo che la Giunta può ovviamente rispettare i limiti nazionali che ci possono essere a partire dal decreto del 94, ma qualora vi è un aumento dei prezzi può usare come limite massimo il prezziario regionale, che dallo scorso anno vede un adeguamento dei prezzi non solo una volta all'anno ma anche all'interno dell'anno, e che quindi è aggiornato su quello che è l'andamento inflattivo. Quello costituirà il limite massimo di costo che si può utilizzare e che si può sostenere per l'alloggio ERP, che dovrebbe essere assolutamente adeguato in linea con i prezzi, e quindi ci permetterà di far ripartire tanti cantieri che ora sono bloccati. Ma sì, siamo sostanzialmente favorevoli. Dobbiamo anche lì comunque fare delle eccepire alcune cose, in quanto in commissione spesso abbiamo parlato delle case popolari, di come il denaro potrebbe essere riciclato vendendo determinati alloggi per poter mettere a regime altri che magari sono fermi soltanto perché devono essere rimessi in sesto, ecco. Sicuramente l'aumento, anzi la rimodulazione del prezzario è stata necessaria, dal fatto che appunto il costo delle materie è aumentato enormemente, ha fatto sì che molti appalti non fossero più sostenibili ai prezzi precedenti. Ma viene da considerarsi anche il combinato disposto. L'aumento dei prezzi, collegato al fatto che l'edilizia popolare in tutti questi anni è stata fortemente trascurata anche dal punto di vista finanziario dalla Regione, ha fatto sì che adesso ci si ritrovi a
presentare una proposta di legge che cristallizza un aumento, un esborso enormemente aumentato da parte della Regione per rimettere in sesto degli appartamenti e degli immobili che, lo ricordiamo, come è stato denunciato anche da Sunia CGL a gennaio, sono moltissimi, in pessime condizioni, e soprattutto 4.000 di essi aspettano di essere riassegnati, alcuni dei quali anche perché in condizioni non accettabili per poter essere dati ad altre famiglie. Diciottesima edizione di Lo gradireste un goccio di vinsanto, manifestazione dedicata al vinsanto, il passito che è un vanto della tradizione enogastronomica toscana, curata dal comune di Torrita di Siena e dalla Proloco di Montefollonico, che si svolgerà sabato 15 e domenica 16 aprile nella frazione del comune di Torrita di Siena. Nella tradizione contadina era proprio il vinsanto ad essere offerto a chi arrivava in visita. La Toscana è terra di arte, di storia, di cultura, di bellezza, di buon cibo, di ottimo vino e in questo caso direi di ottimo vinsanto. Ringrazio l'amministrazione comunale di Torrita di Siena perché questo evento rappresenta un po' anche quella è la nostra idea di Toscana. Montefollonico il 15 e il 16 di aprile sarà un po' un luogo in cui raccontare la qualità delle nostre produzioni che sono frutto del lavoro dell'uomo, perché senza questo lavoro quotidiano tutto questo non sarebbe possibile. È un modo per portare a conoscere quanta qualità, quanta bontà, quanta bellezza c'è nei nostri territori. I vinsanti sono tutti vinsanti toscani, la maggior parte sono della provincia di Siena, poi abbiamo anche provincia di Arezzo, Pistoia, Firenze. Noi raccogliamo vinsanti solo amatoriali, sono vinsanti che vengono fatti, praticamente sono vinsanti casalinghi che singoli produttori ci inviano oppure si vanno noi a prendere direttamente nel luogo di produzione. Bilancio molto positivo quello della stagione 2022-2023 del Teatro Aurora di Scandicci alle porte di Firenze. Una stagione che prosegue e culminerà sabato 15 aprile con l'ultimo spettacolo del cartellone Stenterello, il cui ricavato sarà devoluto alla Fondazione Il Cuore si scioglie a sostegno del progetto Casa Marta. Investire in cultura vuol dire investire in libertà e sono davvero contento oggi di poter raccontare l'annata bella, importante del Teatro Aurora di Scandicci. Un grazie a tutti coloro i quali ogni giorno con impegno, passione, dedizione portano avanti le tante iniziative importanti. Quest'anno vantiamo su 99 eventi organizzati da ottobre a marzo 44.000 presenze. Questi sono un record incredibile per un teatro che fino a 4 anni fa era praticamente in disuso. Nel giro di un anno e mezzo siamo riusciti, sotto la nostra direzione, a raggiungere questi obiettivi. Noi siamo felicissimi di questi risultati e ancora ci attendono mesi caldi, non solo caldi, come speriamo di clima per il clima, ma caldi perché verrà ancora usufruito del Teatro Aurora, perché ci saranno i mesi di maggio, di giugno con tutti gli eventi organizzati per la danza. Quindi noi siamo felicissimi, vi aspettiamo il 15 d'aprile al Teatro Aurora per una festa con le associazioni del volontariato che a Scandicci è molto forte, con Stenterello alle radici del nostro teatro popolare. Inaugurata la mostra di pittura Gli affreschi perduti del Pontormo, i due cantieri di San Lorenzo, dell'artista fiorentino Alessandro Vannini. L'esposizione propone un percorso artistico-filologico a partire dalle ricostruzioni dell'affresco che Jacopo Carucci, detto il Pontormo, realizzò nel coro della Basilica di San Lorenzo a Firenze, che fu distrutto nel 1738 durante i lavori di rifacimento della cappella. Le opere si basano su alcuni schizzi originali del Pontormo e su un piccolo numero di copie posteriori. Una mostra che viene da lontano, è tutta la vita che ho questa ossessione,
esattamente dal 1956, quando il sottoscritto, 17enne, visitò la mostra di Palazzo Strozzi sul Pontormo e la prima maniera fiorentina. Da quel momento entrò una specie di virus dal quale non mi sono mai liberato. Qui presento una prima versione del 1971, che è quella i quattro evangelisti ascendono in giudizio, e il resto sono opere recenti degli ultimi 3-4 anni. In tutto questo frattempo io ho lavorato, ricostruito, distrutto, ricominciato, mai soddisfatto evidentemente dei risultati. La ricerca continua tuttora, anche se in questi ultimi tempi c'è stato uno scarto di binario, nel senso che anziché una ricerca filologica rigorosa sui testi, cioè sui disegni originali del Pontormo, mi permetto libere digressioni e fantasie assolutamente personali che mi guardo per ora dall'esporre